Io mi sono ritrovato a dovermi occupare di farmaci perché per problemi di famiglia mio padre era malato, ho dovuto interessarmi veramente a come venisse prodotto, soprattutto come venisse immesso nel commercio un farmaco. Qui ho cominciato ad aprire delle porte, dietro queste porte c'erano sempre mondi nuovi e spaventosi, ho cominciato a frequentare l'ambiente della farmaceutica, quindi informatori scientifici, capi area, un paio di dirigenti. E ho visto veramente che il mercato della farmaceutica è subdolo. Le cose che vediamo che escono fuori sui giornali rappresentano veramente una minima parte di ciò che accade. Sei sicuro che se riesci a far entrare il nostro farmaco a San Cristoforo qui dentro diventi un intoccabile? La casa farmaceutica ha bisogno di fare fatturato. I vari informatori scientifici devono sottostare a ciò che viene loro richiesto dal capo area. Dovete piazzare tot farmaci. Per fare questo avete a disposizione anche la possibilità di fare dei regali. Se voi regalate un computer del valore commerciale di 1.000 euro, voi dovete riportare a casa almeno 11.000 euro. Se andate sotto, siete fuori. Questo, se vuoi che parta di penna, devi andare sul pesante. Cioè, che intendi con pesante? Cash. Bardo vuole DVD porno. Che faccio, riporto studio? Certo. Era il sesto appuntamento, sto andando al settimo. Nel film il nostro informatore farmaceutico Bruno fa dei regali ai medici. Questi regali partono tutti dalla realtà. Bruno regala computer, regala telefoni, regala cene, tantissime cene, pranzi, eccetera, viaggi, convegni, convegni veri, convegni finti, in località esotiche, magari convegni in località anche metropolitane, anche convegni più. Dipende dalla grandezza dell'azienda, dall'importanza del medico. Ci sono molti informatori scientifici che dicono: ma io non, a me non è mai successo, probabilmente. Loro sono onesti, probabilmente la loro azienda non conta poi tanto. Lei mi sta offendendo, dottore. No, è lei che offende me. E ora esca. Se ne vada. Ogni medico ha un valore. I medici vengono schedati dagli informatori e dalle case farmaceutiche con nomi brutali. Tipo? Nel film noi abbiamo usato la terminologia di regina per indicare un medico massimalista. Il medico massimalista è colui che ha il maggior numero possibile di mutuati. Il dottorino è uno che magari va visto perché ti fa la giornata, bollati con dei nomi veramente aggressivi. A me mi hanno detto che sono stanco. A me. Avete licenziato Barbate De Paola? Ci sono mille modi per mettere fuori un informatore scientifico, tipo quello di cedere intere rami d'azienda a società inferiori appositamente costruite e fallimentari per poi, insomma, fare bancarotta e liberarsi. Non posso fare niente, fidati, cazzo! In nome del popolo italiano, il giudice ha visto l'articolo 5. Tutto questo impianto sgangherato fa sì che a pagare le conseguenze sia alla fine il paziente. Per ogni centesimo impiegato, per ogni milione impiegato per fare attività di questo genere, ci sono equivalenti posti letto in ospedale che non vengono assegnati. Sempre ci scappa il morto, e se non ci scappa il morto, ci scappa la malattia. Ad esempio, in Francia c'è stato il caso di un farmaco, il Mediator, che era un antidiabetico ed è stato dato come anoressizzante molto spesso nel corso degli anni. Questa somministrazione selvaggia del farmaco ha causato 2.000 morti e il commento del patron della casa produttrice è stato quello di dire: 2.000 morti in farmaceutica non sono poi tanti. Sa che non potrei farlo, vero? Lo chiedo al suo capo se lo so. Allora, Bruno, qual è il farmaco che dobbiamo spingere? Beh, in questo periodo direi l'antibiotico. Gli informatori scientifici avevano tantissima voglia di parlare di queste cose, perché comunque se stai facendo corruzione non la puoi fare in modo indolore a te stesso, cioè comunque ne risenti, per cui proprio la rabbia e la voglia di raccontarle era tanto. Ovviamente nessuno di loro vuole uscire allo scoperto perché, essendo sotto il ricatto costante dell'azienda, non perderebbe chiaramente il lavoro. Ecco. È stato difficile fargli parlare in molti casi, però una volta rassicurati, una volta ottenuto la loro fiducia, mi hanno raccontato tutte le cose che poi descrivo nel film. E puntualmente in Italia, dopo le proiezioni,
si scatena sempre la protesta delle associazioni di categoria. In Svizzera è andata in modo leggermente diverso, ovvero sia dopo la proiezione è venuto durante il dibattito è venuto un signore, ci ha dato il biglietto da visita, è un parlamentare, il signor Monsieur Steyer, dicendo: io sono a capo di una commissione del farmaco parlamentare, le cose che voi descrivete sono assolutamente credibili, verosimili in Svizzera, dobbiamo assolutamente far vedere questo film, perché io stesso ricevo pressioni continue, quotidiane, da parte delle industrie, perché poi questa cosa avviene perché nelle alte sfere l'industria farmaceutica è profondamente collusa col potere politico. Ma la cosa che io non volevo fare era un'inchiesta, doveva partire dal basso, far vedere quanto la corruzione fosse vicino a noi.